Eccomi qua, sono tornata, siamo al primo videoblog dopo questa lunga pausa estiva e anche, diciamo, ormai anche quasi autunnale, perché da qualche giorno siamo entrati anche nell'autunno. E il motivo della mia pausa è dovuto al fatto che mi sembrava di attorcigliarmi sempre sugli stessi argomenti. Volevo trovare un po' argomenti di discussione un po' più generici, ma rimanere troppo sul generico nemmeno va bene. E allora facciamo così, andiamo a braccio. Mano a mano che mi verranno le idee, inizierò a parlare di cose differenti, o ritornerò a parlare di cose che già conosciamo, o non lo so. Se avete qualche suggerimento, fate pure. La cosa che mi piace fare ogni tanto è appunto fare questi video in diretta senza trucco, perché sì, diciamo, abitualmente quelle che fanno il burlesque non amano appunto mostrarsi senza trucco, perché noi siamo vive, pitipi e patapà, ma io voglio riportare anche il burlesque alla vicinanza, perché il burlesque non è soltanto corso, diva, professionismo, eccetera, ma è anche amore per una disciplina che ci può far crescere in qualche modo. Quindi non voglio mettere un X sulle professioniste, assolutamente, anzi è molto bella la condivisione in un gruppo di studio, perché appunto faccio i corsi di burlesco, come sapete, tra persone che sono intenzionate a farlo per lavoro e persone che invece lo fanno per hobby. Va bene tutto, ragazze, il burlesque è aperto a tutte, non c'è problema, anzi molto spesso, ecco, può essere un momento di condivisione, di sfogo, di modo per stare tra donne, quindi perché no? Il burlesque a livello amatoriale secondo me ha un grosso significato, non metterei alla gogna. Certo, qualche giorno fa ho scritto questa frase, il burlesque per Desperate Housewife, perché in quel caso, insomma, era successa una cosa che mi aveva fatto ridere, ma che non aveva niente a che fare con il burlesque amatoriale, piuttosto con qualche amatoriale che si sentiva particolarmente diva, e la cosa mi aveva fatto sorridere. Cioè, a volte persone che l'altro ieri non conosceva nessuno, poi magari fanno un unico festival e si sentono arrivate, beate loro. Io qua studio sempre, faccio il burlesque, mi occupo del burlesque dal 2011 e continuo a studiare, continuo a fare workshop, continuo a prepararmi, perché secondo me l'arte in generale è qualcosa che non bisogna mai abbandonare come preparazione, in quanto ognuno di noi ha qualcosa da esprimere, da dire, e quindi qualsiasi insegnante può insegnarci qualcosa che non sappiamo, ci può aprire la mente, ci può dare un'altra angolazione, un'altra visione della stessa cosa, insomma ci può far fare dei passaggi, ci può dire delle cose interessanti. Quindi non smettere mai di studiare, per chi decide di farlo da professionista è fondamentale, e non sentirsi mai arrivate da nessuna parte è altrettanto fondamentale, perché quando ti senti arrivata ti chiudi e non sei più disponibile ad aprire i tuoi orizzonti, e ne soffre molto la comunicazione. È inevitabile, questa cosa purtroppo accade. Accade a tutte quelle che poi diventano icone, eccetera, ma un'icona è un'icona, cioè ha fatto tutto un lavoro prima, ha fatto una gavetta, ha fatto tutto, poi ha avuto anche fortuna ed è diventata un'icona, e allora a quel punto si può anche chiudere, perché ha stabilito qual è il suo personaggio, resta lì, cioè voleva fare quello, è diventato il personaggio che voleva essere, va bene,
Ma non pensiamo che abbiamo fatto 6 mesi di burlesque e partecipiamo a un contest e siamo diventate le regine. Anche se l'abbiamo vinto, si deve continuare a studiare. Se lo volete fare a livello professionale, fatevi questa croce, perché questa è. Vabbè, quindi diciamo, questa era la parentesi, per far capire che a volte io scrivo delle cose, diciamo, con ironia, perché mi fanno sorridere, cioè a me queste cose mi fanno sorridere, non mi fanno né andare in frema, né. Certo, quello che non sopporto è la scostumatezza, per esempio, ecco, quando io intervisto una perfetta sconosciuta per Burlesque News, che è il giornale italiano di burlesque, il primo, il più importante, no? E poi questa magari non mi ringrazia, non lo condivide, eccetera, eccetera, io ci resto male perché appunto dico, cioè, ma tutto sommato, potevo intervistare un'altra al posto tuo, io ti ho intervistato, ti ho condiviso, insomma, cerca di essere educata, quantomeno. Vabbè, oggi un po' sfogo di considerazioni. Comunque, con questo video io comincio il nuovo anno di videoblog di Candy Bloom e come sempre ci vedremo sicuramente il mercoledì e un po' meno sicuramente il sabato o la domenica. Perché quest'anno sto preparando delle cose molto importanti e delle quali avrete notizie nel corso dell'anno e quindi sono molto molto impegnata, però non voglio staccare, non voglio allontanarmi da questa abitudine della comunicazione che mi piace tanto. E allora giochiamo con il burlesque, qualunque sia la nostra mira, diciamo che vogliamo essere amatoriali o vogliamo essere professioniste, divertiamoci, condividiamo, facciamo di quest'arte quello che è, una grande opportunità di comunicazione. Alla prossima pillola di burlesque. Un bacio da Candy.